signor Brown. Signor Brown, scusi. Sì? Le sue valigie sono a terra. C'è una carrozza che lo sta aspettando. Ah, bene, bene. Grazie. Ehi! Un momento. Grazie, signor Brown. Mr. Brown? Yes. I want your passport. Parli pure italiano. Capisco benissimo. Grazie. Dunque vorrei esaminare i suoi documenti, prego. Tutto in regola. Passaporto inglese intestato al signor Brown. Dunque? Signor Brown, a noi risulta che lei è il signor Giuseppe Mazzini. A servirla. Avevo intuito che la mia identità fosse a conoscenza di loro signori. Sono a vostra disposizione. Se vuole essere cortese. La polizia italiana arrestò Giuseppe Mazzini il 14 agosto 1870 a Palermo. Giuseppe Mazzini, arrivando da Londra, si era fermato brevemente a Napoli e la polizia non l'aveva mai perso d'occhio. Veniva in Sicilia per organizzare una rivolta che avrebbe dovuto travolgere la monarchia dei Savoia e fare dell'Italia una repubblica democratica. A poco più di un mese dalla conquista di Roma, che sarebbe avvenuta il 20 settembre e che avrebbe coronato il nostro risorgimento, Giuseppe Mazzini, ormai vecchio, continuava dunque a cospirare contro lo Stato italiano. E lo Stato italiano non esitava a far arrestare Giuseppe Mazzini, che del risorgimento era stato uno dei massimi suscitatori. Giuseppe Mazzini venne imbarcato in tutta fretta su una nave da guerra e tradotto nel forte di Gaeta. In una di queste celle trascorse quasi 2 mesi. In questo periodo fu trattato con ogni riguardo. Poteva ricevere quotidianamente l'amica Emilia Charst Venturi. Poteva leggere e scrivere liberamente. Dal forte di Gaeta Giuseppe Mazzini così scriveva ad un'altra giovane amica. Dov'è l'Italia? La mia Italia. L'Italia come io l'ho predicata. L'Italia dei nostri sogni. L'Italia la grande, la bella, la morale Italia dell'anima mia. Io ho creduto evocare l'anima dell'Italia e non vi vedo innanzi che il cadavere. L'Italia, unificata dalla diplomazia del conte di Cavour sotto lo scettro dei Savoia, è certo molto diversa dall'Italia repubblicana e democratica sognata da Mazzini nei suoi 40 anni di esilio. Non è però un cadavere, al contrario, antichi e nuovi problemi mantengono il paese in uno stato di continua tensione sociale e politica. Alla Camera, a Firenze, il presidente del Consiglio Lanza rispose alle interrogazioni dell'opposizione sull'arresto di Giuseppe Mazzini. Il signor Giuseppe Mazzini circolava da parecchio tempo da un capo all'altro del paese munito di passaporto falso. Ciò sarebbe stato sufficiente ad autorizzare il provvedimento di arresto. Scuse, Mazzini vi fa ancora paura? È vero. Non si arresta una persona e la si porta a Gaeta perché ha un passaporto falso, se questa persona non è Giuseppe Mazzini. Avete arrestato l'apostolo del risorgimento? Vergogna! È un sovversivo! Un sorpassato! Un vero rivoluzionario! Un eroe! È un eroe! Un eroe con il sangue degli altri! Ricordatevi bandiera e pizzacane! Il 20 settembre 1870 le truppe italiane entravano a Roma dalla breccia di Porta Pia. Per celebrare l'avvenimento il governo italiano concesse una larga amnistia. Nell'ottobre anche Giuseppe Mazzini venne scarcerato e ripartì immediatamente. La sera del 16 si fermò di transito a Roma perché non c'erano treni notturni per proseguire verso nord.
Raggiunse a piedi con l'amica Emilie l'hotel Costanzi in via San Nicolò da Tolentino, non lontano dalla stazione Termini. L'indomani proseguì per Livorno e quindi per Genova, dove sostò per recarsi al cimitero di Staglieno a pregare sulla tomba della madre. Quindi continuò subito per Londra. Tornerà in Italia per morirvi, 2 anni dopo, sempre sotto falso nome, vero esule in patria. Solo con la sua morte, avvenuta nel 1872, in casa di fedeli amici, i Nathan Rosselli, si placarono in parte le polemiche sul personaggio Mazzini, sul suo pensiero e soprattutto sulla sua azione. Per 40 anni, infatti, Mazzini aveva diviso nettamente la borghesia risorgimentale in 2 partiti, i repubblicani e i monarchici, i moderati e i rivoluzionari. Per i repubblicani, pur nelle divergenze che li dividevano dal maestro, Mazzini era stato l'apostolo del risorgimento, il profeta la cui tensione ideale aveva infiammato la gioventù italiana. Per i moderati, i monarchici, Mazzini era stato l'esecrabile cospiratore, condannato a morte da Cavour e considerato da Vincenzo Gioberti più nocivo alla causa italiana della stessa Austria. La morte rese Mazzini innocuo, anzi utile, al processo di glorificazione del risorgimento appena concluso. Mazzini divenne un padre della patria, al pari di Garibaldi, di Cavour, di Vittorio Emanuele, mentre si tendeva a dimenticare le profonde divergenze che divisero questi personaggi e che li posero spesso l'uno contro l'altro. Giuseppe Mazzini nacque a Genova e fin da bambino aveva manifestato animo gentile e temperamento malinconico. La vista dei poveri lo turbava. Un mendicante, vedendolo così affettuoso coi miseri, un giorno disse alla mamma del Mazzini: «Questo sarà un amico del popolo». La più forte chiamata, verso l'amor della patria divisa, l'ebbe da grandicello, alla vista di alcuni esiliati. Si vestì di nero per tutta la vita, dicendo di portare il lutto all'Italia dominata dallo straniero. Ancora studente si iscrisse alla carboneria, arrestato fu incarcerato in una fortezza della Savoia. Quando venne liberato andò in volontario esilio. Carlo Alberto non diede ascolto alle parole del Mazzini, il quale fondò una nuova società segreta chiamata Giovine Italia. Un giorno in Francia... Questo, il Mazzini dei libri di testo, l'apostolo del risorgimento, il grande esule, il padre della patria. La realtà è naturalmente molto più complessa. Giuseppe Mazzini agì in un periodo ancora controverso della nostra storia. Tuttavia oggi, pur se è difficile dare di Mazzini un ritratto completo, si può tentare di rievocare momenti significativi della sua vita e di illuminarne singolari aspetti del carattere. L'atto di nascita di Mazzini è riportato nei registri parrocchiali della Basilica di San Siro a Genova. L'anno del Signore 1805, al 22 del mese di giugno, alle ore 7 antimeridiane, è nato in Genova un fanciullo di sesso mascolino, figlio del signor Giacomo Mazzini e della signora Maria Drago, coniugi, cui sono stati imposti i nomi di Giuseppe, Giovanni e Mario. Giuseppe Mazzini nasce nel periodo più glorioso dell'epopea napoleonica. Il 1805 è l'anno di una delle più folgoranti vittorie, Austerlitz, dove le truppe francesi travolgono l'esercito dello zar Alessandro di Russia. Tutta l'Europa è ai piedi di Napoleone. Thank you.
Per Giuseppe Mazzini, Pippo come lo chiamavano i genitori e gli amici, l'avventura napoleonica sarà stata poco più che argomento di gioco con i soldatini delle stampe colorate di Epinal. Dopo i 100 giorni, Napoleone viene definitivamente battuto a Waterloo. È il 1815. Le potenze che hanno sconfitto Napoleone si riuniscono a congresso a Vienna. In Europa, i sovrani intendono sistemare le cose in modo che non vi sia più spazio per le idee rivoluzionarie propagate dagli eserciti napoleonici. Non immaginano certo che in futuro il loro più tenace nemico sarà il figlio di un medico genovese, il dottor Giacomo Mazzini, un bambino che in quei giorni giocava ancora ai soldatini. Pippo, non stancarti! Vieni qua, subito! Eccomi, mamma, vengo! Maria Drago, la madre di Mazzini, era una donna di carattere volitivo e deciso, ma capace di grandi slanci altruistici. Passava per una bella donna. È certo che aveva quella che si chiama classe e una notevole cultura. Fu la prima e influente educatrice del figlio, che plasmò forse con autorità eccessiva, proprio come aveva voluto. Per questo credette sempre nel genio di Giuseppe, da quando era bambino sino ai duri e lunghissimi anni di esilio. Fino al 1852, anno in cui la signora Maria morì, Mazzini le scrisse quasi ogni giorno. Personaggio tenuto in ombra in alcune biografie mazziniane, il padre Giacomo fu un elemento importante per la formazione politica di Mazzini giovane. Medico, illuminato e liberaleggiante, partecipò alla Repubblica Giacobina Ligure. Era stato anche membro del Consiglio Municipale di Genova. Verso il 1814 si era iscritto alla setta massonico-carbonara degli indipendenti. Alla caduta di Napoleone accolse con favore l'annessione di Genova al Regno di Sardegna, ma ancora nel 1816 un confidente della polizia piemontese lo indicava come uno dei più accesi rivoluzionari di Genova. Dal padre, dunque, Giuseppe Mazzini trasse i primi insegnamenti di storia e di politica. Nascosti dietro i libri di medicina del padre, Giuseppe trovò la collezione di giornali giacobini di cui Giacomo Mazzini era stato redattore e collaboratore. Fu leggendo i libri della biblioteca paterna che si entusiasmò alle idee della grande rivoluzione borghese dell'89. Nel 1821, quando in tutta l'Europa scoppiano i moti costituzionali, Mazzini ha appena 16 anni e studia giurisprudenza. Ma è già una testa calda. La rivoluzione del 21 fu il primo avvenimento politico che mi scuotesse. E io ero ragazzo con gli studenti che, armati di bastone, si recarono dal governatore per intimargli la proclamazione della Costituzione. E ricordo sempre come cominciò l'oratore il suo discorso. Siamo schiavi noi o siamo uomini? Il governatore ci rimandò, trattandoci da ragazzi. Per la bravata, Mazzini fu punito soltanto con una lieve misura disciplinare da parte dell'università. Intorno a Giuseppe Mazzini si era intanto costituito un gruppo di giovani romantici con interessi prevalentemente letterari. Leggevano e commentavano Shakespeare, Byron, Goethe, Schiller, Dante, Foscolo, Alfieri, alla luce delle teorie del romanticismo sulla letteratura nazionale. Mazzini fu il primo a comprendere che è inutile discorrere di letteratura nazionale laddove non esiste né popolo né nazione. Di fronte a questo problema, le dottrine letterarie assumevano poca importanza. Ciò che urgeva era fare gli italiani, temprando nel carattere, risvegliando in essi quella coscienza civile assopita in tanti anni di servitù politica. Il simbolismo della setta era ricavato dalla vita dei carbonari. Gli iniziati si chiamavano cugini, le associazioni si dividevano in baracche e vendite. Ogni affiliato conosceva soltanto i superiori immediati, ai quali doveva cieca obbedienza. Qual è il tuo nome e cognome? Giuseppe Mazzini. Hai tu congetturato lo scopo della tua visita in questo luogo? Credo di sì.
perseveri nell'intenzione di entrare nella confraternita dei buoni cugini. Con tutta l'anima. Formule religiose consacravano i solenni giuramenti che sancivano le più tremende vendette su chi si rendesse spergiuro. Mazzini aderì alla carboneria genovese, anche se era sconcertato dal rituale funereo e grottesco della setta. Non tardò però a rendersi conto che gli scopi della carboneria divergevano dai suoi. Questa infatti intendeva lottare contro il dispotismo in ogni sua forma. A Mazzini invece stavano a cuore soprattutto l'indipendenza e l'unità italiana. Inoltre i carbonari si disinteressavano del popolo, di quel popolo al quale egli invece guardava come all'unica forza capace di garantire il nostro riscatto nazionale. Un giorno il capo della carboneria genovese, Raimondo Doria, convocò Giuseppe Mazzini per un incarico importante. Il giovane carbonaro avrebbe dovuto recarsi in Toscana per organizzarvi una vendita. Ecco, sta arrivando. Non ne so. Buonasera, maestro. Buonasera. Buonasera, maestro. Buonasera, maestro. Buonasera, cugino. Buonasera, maestro. Fate cerchio intorno a me. Chi sono questi due spettri? Sono due cugini spagnoli. Stanotte partiranno per Barcellona. Vanno a giustiziare un cugino, un certo Lopez, che ha sparlato dei capi della nostra associazione. Perché come tu sai, caro cugino, l'ordine, quando trova dei ribelli, li schiaccia. Il sistema non mi garba. Non si riscattano i popoli assassinando quelli che non la pensano come noi. Io non parto. Quanto all'ordine, che schiacci pure. Io non ho paura di nessuno. Pippo, dove vai? In seguito, tuttavia, Mazzini si recò effettivamente a Livorno, dove organizzò con successo una vendita della carboneria. A fargli cambiare idea era stato qualcuno che evidentemente lo conosceva bene. Gli aveva detto che, disobbedendo al Doria, avrebbe sacrificato la causa della patria al suo orgoglio. Abbiamo l'ordine di arresto per Mazzini Giuseppe. Un ordine di arresto? Gesù, Pippo è innocente, non ha fatto nulla. Perché? Mi dispiace, signora. Allora? Pippo non c'è. Non è in casa. Bene, l'aspetteremo. Era stato lo stesso Raimondo Doria a tradire Mazzini, consegnandolo alla polizia piemontese. La lettera che Doria scrisse per denunziare Mazzini traccia un preciso ritratto del giovane carbonaro. Mazzini è nato carbonaro. È d'una condotta morale illibata, ma come settario è uno dei più pericolosi. Quando le passioni politiche sono in moto, non c'è azione da cui rifugga. Egli non sospira altro che la rigenerazione dell'Italia, pronto onde procurargliela ad affrontare qualunque pericolo. A sacrificare tutto, anche la vita. Raimondo Doria non fu che una delle tante spie che sempre attorniarono Giuseppe Mazzini. Arrestato, Giuseppe Mazzini venne tradotto nella fortezza di Savona. Nel breve periodo che vi trascorse, sviluppò la sua critica alla carboneria, alla sua generica lotta contro l'assolutismo, alla sua modesta diffusione tra le masse popolari. Occorreva invece far leva sui giovani, ispirando loro un sentimento religioso per la patria, per l'unità italiana. Il
Il direttore del carcere di Savona era amico della famiglia Mazzini e fu lui a comunicare al prigioniero la condanna inflittagli dalle autorità del Regno di Sardegna. Il governo di Sua Maestà Carlo Felice, re di Sardegna, ti permette di scegliere o il confino in una delle città della provincia torinese o l'esilio all'estero. Pippo, tua madre mi incarica di farti sapere che desidera tu scelga il confino. Sarai più vicino a casa, a tua madre, e presto vedrai, otterrai il perdono reale. Ho già scelto. L'esilio. Sarò più libero di battermi per l'indipendenza italiana. Quanto al perdono del re, non ci spero. E non saprei che farmene. Questa è Marsiglia, la città dove nel 1831 giunse esule Giuseppe Mazzini. Marsiglia era il primo approdo dei profughi italiani, dei rivoluzionari messi al bando dai governi assolutistici del nostro paese. A Marsiglia Giuseppe Mazzini abitava in questa casa. Qui, sviluppando alcune idee avute nella fortezza di Savona, pensò di dar vita ad una nuova organizzazione, quella che poi avrebbe chiamato Giovine Italia. Da Marsiglia Mazzini indirizzò una lettera aperta al giovane re Carlo Alberto, invitandolo con parole infiammate a porsi a capo del movimento per l'indipendenza italiana. Sire, liberate l'Italia dai barbari e vivete in eterno. Gli uomini liberi aspettano la vostra risposta nei fatti. Qualunque essa sia, tenete fermo che la posterità proclamerà in voi il primo fra gli uomini o l'ultimo dei tiranni italiani. Scegliete. Da parte di Mazzini, la lettera a Carlo Alberto fu un'abile mossa provocatoria che mirava a togliere ai patrioti italiani ogni residua speranza sulla futura azione del re. Carlo Alberto infatti lesse la lettera e per tutta risposta dette ordini alla polizia di arrestare Mazzini se avesse cercato di rientrare nel regno di Sardegna. Mazzini era a Marsiglia da pochi mesi quando sul trono del regno di Sardegna saliva il giovane Carlo Alberto di Carignano. Era il principe che nel 1821, dopo aver apertamente incoraggiato i liberali, li aveva poi abbandonati alla reazione del re Carlo Felice. La Giovine Italia si spoglia quasi completamente delle forme settarie. Conserva soltanto quelle che possono tutelarla dalle polizie. Vuole essere soprattutto una società di propagazione di un pensiero e di una fede italiani. Vuole, per quanto è possibile, attingere alle masse popolari. Suo scopo precipuo è la preparazione all'insurrezione e alla lotta per l'unità italiana. Unica forma di affiliazione, un giuramento che esprime il pensiero mazziniano. Io, Jacopo Ruffini, credente nella missione commessa da Dio all'Italia e nel dovere che ogni uomo italiano ha di contribuire al suo adempimento, convinto che dove Dio ha voluto fosse nazione, esistano le forze necessarie per crearla, che il popolo sia depositario di quelle forze e che nel dirigerle con il popolo e per il popolo sta il segreto della vittoria. Convinto che la virtù sta nell'azione e nel sacrificio, che la potenza sta nell'unione e nella costanza della volontà, do il mio nome alla Giovane Italia, associazione di uomini credenti nella stessa fede, e giuro
di consacrarmi tutto e per sempre a costituire con essi l'Italia in nazione una, indipendente e repubblicana, e di promuovere con tutti i mezzi di parola, scritto e azione l'educazione dei miei fratelli italiani all'intento della giovane Italia. La giovine Italia è repubblicana. Mazzini non crede più alle monarchie illuminate che erano l'ideale dei carbonari. Non crede che l'Italia si possa fare servendosi di un potere costituito. Questo compito potrà essere assolto solo da una repubblica, nata da un movimento rivoluzionario con largo seguito popolare. Ora e sempre. Ora e sempre, Dio e popolo, pensiero e azione sono i motti, oggi li chiameremmo slogan, in cui si riassume il pensiero di Giuseppe Mazzini. Un pensiero che egli andò maturando nel corso degli anni e che va molto al di là degli scopi contingenti della giovane Italia. Giuseppe Mazzini reclutò i primi affiliati alla giovine Italia tra gli italiani profughi a Marsiglia. Jacopo Ruffini, che di Mazzini era amico sin dall'infanzia, fu uno dei primi. Seguirono Elia Benza, Nicola Fabrizi, il fedelissimo Giuseppe Lamberti, Luigi Amedeo Melegari, Celeste Menotti, fratello di Ciro, l'attore tragico Gustavo Modena, che pur considerando Mazzini un ottimista delirante che confonde realtà e sogni, ne fu sempre affascinato. Ben presto, la frenetica attività di Mazzini trasformò la casa di Marsiglia nella centrale di un movimento che conquistò centinaia di giovani della borghesia più cosciente, e non solo in Italia. Un giorno fu annunziato a Mazzini un ennesimo visitatore. Mazzini fu sul punto di non riceverlo. Poi ci ripensò e lo fece entrare. Era un marinaio che aveva sentito parlare di Mazzini e delle sue idee in un porto del Mar Nero. Si chiamava Giuseppe Garibaldi. A far parte della giovane Italia con il nome di battaglia di Borel. Il suo rapporto con Giuseppe Mazzini sarebbe stato lungo e spesso tempestoso. Non appena parve a Mazzini che la rete della giovane Italia fosse abbastanza estesa, decise di passare all'azione nel regno di Sardegna. 1833. Obiettivo: Alessandria. La guarnigione avrebbe dovuto ribellarsi e marciare su Torino per rovesciare i Savoia. Ma la congiura era un affare abbastanza dilettantesco e venne facilmente scoperta. Ci furono 27 condanne a morte, una per Giuseppe Mazzini, contumace, la sua prima. In carcere, per non essere costretto a fare nomi, si tolse la vita Jacopo Ruffini. Il rimorso per la morte di Jacopo non valse però a scoraggiare Mazzini. Infatti, nel 1834 tentò di nuovo. Questa volta l'insurrezione doveva scoppiare a Genova. Fu un nuovo fallimento. Fallì anche un tentativo di invasione della Savoia con una banda armata di cui faceva parte lo stesso Mazzini. Decisamente, come avrebbe scritto Tommaseo, Mazzini era più un ispiratore che un cospiratore. Ma i fallimenti rivoluzionari non piegano Mazzini, né riescono a scalfire la sua ferrea determinazione. Nello stesso 1834 è infatti a Berna per fondare con i suoi fedeli la Giovine Europa, un'associazione che intendeva trasferire sul piano europeo gli ideali della Giovine Italia. È poi la volta della giovine Svizzera, della giovine Alemagna, della giovine Polonia, della giovine Russia. All'Europa dei sovrani, Mazzini tenta ovunque di contrapporre la sua Europa dei popoli liberi. Pure spacconate, velleitarismi ridicoli, secondo alcuni, però indicativi della grandezza di Mazzini, che sta soprattutto nella sua caparbia volontà di rottura, nella sua capacità di ossessionare diplomazia e governi, di creare movimenti e partiti. È
Per Mazzini cominciano a scorrere i lunghissimi anni dell'esilio. Sono anni durissimi, pieni, come li definì Mazzini stesso, di sciagure, di delusioni, di disinganni amarissimi. È in Svizzera, a Grecken, dove si è rifugiato dopo il fallimento della spedizione in Savoia. Mi sentii solo al mondo, solo, fuorché con la mia povera madre, lontana e infelice. Forse l'idea che io seguivo era un sogno. Se questa patria non fosse che un'illusione, da dove io traevo il diritto a decidere sull'avvenire e trascinare centinaia di giovani al sacrificio? Jacopo, amico mio, io patii tanto da toccare i confini della follia. Alla tempesta del dubbio aveva contribuito anche l'abbandono di Giuditta Sidoli, una bella profuga conosciuta a Marsiglia, l'unica donna forse sulla quale Mazzini avesse riversato un amore appassionato e senza riserve. Da lei ha avuto anche un figlio, morto prematuramente. Cacciato anche dalla Svizzera nel 1837, Giuseppe Mazzini trova rifugio a Londra. È con Agostino e Giovanni Ruffini, fratelli di Jacopo. Con loro si stabilisce in questa casa, in George Street, attuale Gower Street. Nella grande città industriale i tre amici si sentono e sono provinciali e sperduti. Non conoscono nessuno o quasi, comunque nessuno che possa validamente aiutarli. Sono costretti a vivere di espedienti. Impegnano abiti e oggetti. Tentano persino di trasformarsi in importatori d'olio italiano in Inghilterra. La solitudine, la miseria, i fastidi della convivenza mettono in crisi anche l'antica amicizia tra i due Ruffini e Mazzini. Da tempo, del resto, il giudizio di Agostino Ruffini sull'amico Mazzini era mutato. Da Londra Agostino scriveva alla madre: che si voglia far pernio all'universo della propria volontà, proprio non lo capisco. Giovanni ed io, crescendo, siamo diventati uomini. Pippo è rimasto un ragazzo. Noi poco ingegno e molto buon senso. Pippo molto ingegno, meno però di quanto gliene attribuiscono, e nessun giudizio. Il buon senso di Agostino si spingeva sino a criticare l'azione politica della giovine Italia. Per Mazzini, infatti, l'Italia aspettava solo una scintilla per divampare di fiamme rivoluzionarie ed egli non aveva altro pensiero che accendere quella scintilla. Per Agostino invece i tempi non erano maturi e quindi conveniva desistere dall'azione per dedicarsi alla propaganda, cercando nel frattempo di sopravvivere meglio che si poteva. Come Agostino la pensavano già molti esuli italiani in Inghilterra e in Francia. Pippo, ancora non hai finito? No, Agostino, ancora no. Senti, Pippo? Sì? Bisognerebbe comprare qualcosa per la cena. Sì.
Ecco, vedi, io... Tieni. È tutto. Tutto? Ma... Ma queste non bastano neanche per... Pippo, ieri tua madre ti ha mandato 60 sterline. Sì, Giovanni, ma le ho date a un amico, a un compagno, venuto a Londra appena 3 giorni fa. Non aveva un soldo e... Ma perché noi ne abbiamo? 60 sterline. Ma San Francesco quanto si vuole? Ma San Francesco predicava agli uccelli e viveva in Umbria, non a Londra! Non arrabbiarti, Agostino. Adesso esco. Qualcosa troverò. Non perderai la tua cena. Stai tranquillo. È inutile. Non ce la faccio più. Se lui va a Levante, io vado a Ponente. I Ruffini se ne andarono presto. Mazzini restò solo. Solo, però, con la sua fede nella causa dell'Italia unita, libera e repubblicana. Solo con i suoi ricordi. Solo con le speranze dei giovani che gli scrivevano da ogni parte d'Italia e d'Europa. Lavorava intensamente. Mentre iniziava a scrivere uno dei suoi libri più famosi, I doveri dell'uomo, compilava saggi letterari e politici che ogni tanto comparivano sulle riviste inglesi. Ed è proprio il lavoro sulle riviste inglesi che fa nascere l'amicizia di Mazzini con il famoso scrittore scozzese Thomas Carlyle. Iniziata nel 1837, sarà un'amicizia lunga e sincera, anche se i due uomini sono radicalmente diversi e Jane, la moglie di Carlyle, finirà per innamorarsi di Mazzini. Venne poi l'amicizia con gli Ashurst, numerosa e influente famiglia di radicali, imparentata con il deputato James Stansfeld. La simpatia e l'appoggio di queste persone permisero a Mazzini di dedicarsi alla propaganda del suo pensiero in larghi strati della borghesia inglese e presso gli esuli convenuti a Londra da ogni parte d'Europa. Sulla validità dell'azione di Mazzini nel suo esilio inglese, le opinioni degli stessi contemporanei non sono concordi. Carlo Marx, che è a Londra, scrive a più riprese: «Il signor Mazzini, papa della Chiesa Democratica, nella sua altisonante maniera di domenicano, strepita contro gli eretici, le sette, il materialismo, lo scetticismo, la Babele francese, con altrettanta decisione con quanto qui a Londra si prostra davanti ai borghesi liberali. Mazzini, capo ideale degli esuli, egli è solo il capo di tutto l'imbroglio, il quale nel suo studio crede di essere una specie di Machiavelli. Dove prende Mazzini il danaro per le sue agitazioni? Come farsi appoggiare dalla nobiltà se le si dovesse annunciare che si tratta innanzitutto di espropriarla? Queste sono difficoltà per siffatti demagoghi della vecchia scuola». E arriva persino a insinuare che Mazzini lavora completamente al servizio dell'Austria mentre stimola l'Italia all'insurrezione. Bianco sinistro, sinistro, prima fila un passo avanti, prima fila in ginocchio, caricate, viva l'Italia, montate, viva Mazzini, fuoco! Il 25 luglio 1844
nel vallone di Rovito, presso Cosenza, venivano fucilati i fratelli Bandiera e 9 compagni. Si concludeva tragicamente un ennesimo tentativo insurrezionale di tipo mazziniano, effettuato questa volta nel Regno di Napoli. Mazzini, hanno fucilato i Bandiera. Lo so, Stansfeld. Quando sono sbarcati, i borbonici li aspettavano. Qualcuno li ha traditi. Erano giovani coraggiosi. Il Times dice che è colpa tua. In un certo senso, sì. Che intende dire, signor Mazzini? Ha mandato lei quegli uomini a morire laggiù? Al contrario, io li sconsigliai dall'impresa. Ma ho il sospetto che a tradirli siano state le lettere che mi hanno scritto. Come? Che dici? Ho scoperto che la mia corrispondenza viene aperta prima di venirmi consegnata. In Inghilterra? È impossibile. Per noi inglesi il segreto epistolare è sacro. Ma sei sicuro di quello che dici? Assolutamente certo. Ho fatto delle prove. Molte prove. Signor Mazzini, lei oserebbe insinuare che il governo inglese apre la sua corrispondenza e fornisce informazioni a governi stranieri? Questo non l'ho detto. Ho detto che le mie lettere vengono aperte. Ma è incredibile, Mazzini. È incredibile. In Inghilterra. Domani in Parlamento interrogerò il governo. E se quanto affermi risulterà vero, faremo ballare il governo, te lo prometto. Il ministro dell'interno dovette ammettere che effettivamente alcune lettere dirette a Giuseppe Mazzini erano state aperte. Scoppiò uno scandalo che fu sul punto di travolgere il governo conservatore. Da un giorno all'altro Mazzini diviene un uomo famoso in tutta l'Inghilterra. Ma Mazzini continua a pensare ad una sola cosa, a strumentalizzare tutto per la causa italiana. Scrive alla madre: l'insieme di questo affare ha fatto bene all'Italia, ha svegliato l'attenzione sulle nostre cose. Mazzini riprende la sua vita di esiliato. Non sospetta neppure che presto, molto presto, una nuova ondata rivoluzionaria lo riporterà in Italia per vivervi la sua ora più bella, per soffrirvi nuove, terribili delusioni. Gli anni precipitano verso il 1848.
Fermi! Fermi in nome del governo provvisorio! Chi portate? Passeggeri per Milano! Avete il lasciapassare? Certo, ecco. Giuseppe Mazzini. Ma Mazzini quello? Sì, lui. Ehi ragazzi, c'è Mazzini! Salutate Mazzini! Viva Mazzini! Vogliamo vederlo! Viva fermate la carrozza! Via, via! Via. Mazzini va a Milano, perché a Milano, il 19 marzo 1848, la popolazione è insorta contro gli austriaci e dopo 5 giornate di lotta li ha scacciati dalla città. Le 5 giornate di Milano non sono che un episodio dell'attacco scatenato in tutta l'Europa dalla borghesia liberale contro i sovrani assoluti. Il sistema della Santa Alleanza, che regge sin dal 1815, nel 1848 sembra sul punto di crollare. In Francia cade la monarchia di Luigi Filippo e viene proclamata la Repubblica. L'insurrezione si estende alla Germania, poi investe l'Austria. La vecchia Europa assolutista sta per essere travolta dalla giovane Europa sognata da Giuseppe Mazzini. In Italia, nel 1848, Ferdinando, re delle due Sicilie, Pio IX e Carlo Alberto, re di Sardegna, concedono la Costituzione. Il 1848 è anche l'anno in cui Carlo Marx e Federico Engels pubblicano il Manifesto dei Comunisti, che per il momento sono ancora in pochi a leggere. Ehi, Mazzini si è affacciato! Viva Mazzini! Guerra all'Austria! Evviva l'indipendenza! Lasciatelo parlare! Stanotte un'altra scena. Alle 10:30 è venuto un assembramento di persone con la musica. La gente gridava come pazza. Sono stato costretto a mostrarmi e a pronunziare un discorso. Infine sono venuti a trovarmi 40 o 50 genovesi e mi hanno baciato in viso e mi hanno afferrato le mani. Domani comunque mi tufferò in mezzo ad ogni sorta di uomini e cercherò di vedere con chiarezza quale sia il vero stato delle cose. È la notte del 7 aprile 1848. Giuseppe Mazzini scrive nella sua camera all'albergo Bella Venezia, dove ha preso alloggio appena arrivato a Milano. In città l'entusiasmo è al massimo. Ma Mazzini diffida. Vuole vederci chiaro. Sa che quando la rivoluzione ha cominciato a sconvolgere l'Europa, il movimento italiano già procedeva per una via di compromesso, quello di Vincenzo Gioberti, che nel suo primato degli italiani ha proposto una confederazione di principi presieduta dal Papa. Per questo, quando Milano è insorta contro gli austriaci, Carlo Alberto, re di Sardegna, è sceso in campo a fianco dei milanesi e ha dichiarato guerra all'Austria. Per questo a Carlo Alberto si sono subito affiancati il Papa, il Granduca di Toscana e il re delle due Sicilie. Pensano tutti che sia meglio mettersi alla testa dei moti italiani e indirizzarli verso la soluzione confederale di Gioberti, anziché venire travolti da una rivoluzione repubblicana. Come dicevo, sul quotidiano L'Italia del Popolo, di cui è direttore, Mazzini adotta nei suoi editoriali un atteggiamento di benevola attesa nei confronti del governo provvisorio che regge le sorti di Milano. Il problema del giorno è appoggiare il programma federalista di Gioberti e quindi annettere la Lombardia al Regno di Sardegna o fare della Lombardia una repubblica indipendente. Pippo? Sì? È arrivato l'inviato del re. Falle entrare. Buongiorno. Signor Mazzini, Sua Maestà Carlo Alberto, re di Sardegna, considerata la necessità della guerra dell'Austria,
Le chiede di usare la sua influenza a favore dell'immediata annessione della Lombardia al Regno di Sardegna. È il primo passo verso quell'unità d'Italia per la quale lei tanto ha combattuto e sofferto. No. Sarebbe il primo passo verso l'unificazione dell'Italia sotto lo scettro dei Savoia. Comunque io non parrò pregiudiziale repubblicano. Carlo Alberto rompa apertamente con gli altri principi. Firmi un proclama dando unità assoluta all'Italia con Roma per capitale, spodestando tutti gli altri principi italiani. Solo allora noi saremo soldati sotto le sue bandiere. Se no, no. Se no, no. E fu no. Tuttavia, Mazzini aveva troppo senso realistico per non capire che in quei giorni il problema di fondo era la guerra all'Austria e che la guerra non si sarebbe vinta senza collaborare con Carlo Alberto e con il suo esercito. Esisteva però la possibilità di un compromesso e fu quella possibilità adottata da Mazzini. Guerra all'Austria agli ordini del Regno di Sardegna. Rinvio del problema annessione o repubblica indipendente alla conclusione della guerra, quando sarebbe stato possibile convocare un'assemblea costituente lombarda. La posizione di Mazzini condusse ad un memorabile scontro con un gruppo di repubblicani intransigenti. Infatti, per Cattaneo, Ocernuschi, Ferrari, la questione dell'annessione al Piemonte non si poneva neppure. La Lombardia doveva restare indipendente e repubblicana. Gli altri stati italiani avrebbero seguito il suo esempio e l'Italia del futuro sarebbe stata una repubblica federata come la Svizzera. Bisogna convocare la Costituente e proclamare la Repubblica. Solo allora potremo allearci con il Piemonte senza perdere l'indipendenza. Voi sapete cosa penso. Bisogna per prima cosa sconfiggere l'Austria e per questo occorre appoggiare il Piemonte senza riserve. A guerra vinta, la Costituente deciderà il futuro della Lombardia. A guerra vinta? Ma allora sarà tardi, non potremo scegliere. È adesso che dobbiamo decidere. Insisto, Cattaneo. Guerra e Costituente dopo la guerra. Quest'uomo si è venduto al re. Venduto Mazzini. Soltanto il calore della passione politica in un clima arroventato poteva spiegare un'accusa del genere. Mazzini non udì o non volle udire le parole di Cattaneo. Certo comprese che in quel momento si era spezzata l'unità del Movimento per l'Indipendenza Italiana. Intanto le cose volgevano al peggio. Le esitazioni di Carlo Alberto, dovute alle speranze di intervento francese, avevano permesso all'esercito austriaco di riorganizzarsi e l'esito dell'imminente battaglia appariva molto dubbio. Nel frattempo, il Papa, il Granduca di Toscana e il re delle due Sicilie avevano tolto l'appoggio al Piemonte, richiamando i loro contingenti militari. Di fronte alla cresciuta gravità della guerra, in Lombardia, il partito dell'annessione finì col prevalere. Chiese di essere annessa al Piemonte anche Venezia, insorta un giorno prima di Milano, proclamando la Repubblica. Tutto inutile. Il 25 luglio 1848, a Custoza, l'esercito piemontese veniva sconfitto e gli austriaci tornavano in Lombardia e a Milano. Quando già le truppe di Carlo Alberto si ritiravano in disordine, combattevano ancora i volontari di Garibaldi, agli ordini del quale, come soldato semplice, si era arruolato anche Giuseppe Mazzini. Mazzini, che si era arruolato per riscattare nell'azione l'ennesimo fallimento dell'idea, non ebbe occasione di battersi contro gli austriaci e comunque ben presto amici fedeli lo convinsero a rifugiarsi a Chiasso per essere pronto ad altre e più risolutive battaglie.
Nel 1849, infatti, fallita l'idea federale, in Italia riprende forza il movimento democratico. Venezia resiste ancora agli austriaci sotto la guida di Daniele Manin. Genova si è sollevata contro il regno di Sardegna. A Roma, Papa Pio IX è fuggito il 24 novembre 1848, trovando rifugio a Gaeta, ospite dei Borboni di Napoli. Qualche tempo dopo, anche il Granduca di Toscana, dopo aver concesso la Costituzione, fugge, lasciando Firenze in mano al governo provvisorio di Francesco Domenico Guerrazzi, del Montanelli e di Mazzoni. Dopo un nuovo fallimento di guerra popolare in Val d'Intelvi, Giuseppe Mazzini ritorna in Italia. L'8 febbraio è a Livorno, il giorno dopo a Firenze. A Piazza della Signoria, dalla loggia dei Lanzi, Mazzini parla ai fiorentini e tutti lo applaudono. In privato però lo scontro con Domenico Guerrazzi è violentissimo. Bisogna proclamare la Repubblica, dichiarare l'unione con Roma, correre in aiuto di Genova insorta contro i Savoia, inviare volontari a Venezia. L'eloquenza di Mazzini non convince Guerrazzi, che conosce lo spirito di indipendenza dei fiorentini, la loro scarsa propensione alle avventure eroiche. Guerrazzi di Mazzini forse ha anche paura. Paura di passare in sottordine di fronte alla sua popolarità, paura di perdere il suo potere su Firenze se Firenze dovesse entrare a far parte di una Repubblica italiana. Allora rinfaccia a Mazzini l'inerzia dell'esilio, il suo idealismo, il suo scarso contatto con la realtà italiana che ha causato la morte di molti giovani. Valga per tutti l'esempio dei Bandiera. Tu, Mazzini, sei sempre stato la più grande sciagura d'Italia. Per Mazzini è un'altra atroce delusione, tanto grande che gli impedisce persino di trovare le parole per rispondere al Guerrazzi. Non gli risponderà neppure il giorno dopo, quando Guerrazzi gli invia un biglietto di scuse. Un mese dopo, invece, gli risponderà con una lettera. Mentre Genova si batte, mentre importava non deludere Roma dall'aspettativa, mentre bisognava rispondere alle sciagure della disfatta piemontese con un grido non toscano, ma italiano, tu hai agghiacciato il sangue ai nostri, ai tuoi, a tutti. Hai fomentato dubbi infondati ma pericolosi, inaugurando fra gli stati italiani quella politica di isolamento che il nemico comune desidera. La lettera al Guerrazzi, Mazzini la scrisse da Roma, dove era arrivato il 5 marzo, chiamatovi da un famoso dispaccio. Roma, Repubblica, venite. Il dispaccio era firmato Goffredo Mameli. A Roma, dove Giuseppe Mazzini è arrivato il 5 marzo 1849, trepido e quasi adorando, sono avvenuti grandi rivolgimenti. Il 21 gennaio 1849, in tutto il territorio degli Stati Pontifici, per la prima volta nella storia italiana, si sono svolte elezioni a suffragio universale. È stata eletta un'assemblea costituente che alle 2 di notte del 9 febbraio ha proclamato la Repubblica Romana. La Repubblica ha chiamato a sé tutti i veterani delle prime e sfortunate battaglie del Risorgimento e giovani i cui nomi sarebbero presto divenuti leggendari. C'è Luciano Manara che per la difesa di Roma morirà a Villa Spada e c'è Enrico Dandolo che come Manara cadrà sugli spalti della città assediata. Ci sono Morosini, Mameli, Bixio, Cosenz, Medici, Masina, Cernuschi, Pisacane e naturalmente Garibaldi. Poche altre decine di nomi si potrebbero aggiungere a questi. In ciò sta la grandezza di questi famosi personaggi e il limite della loro azione. Il 10 marzo 1849 il neodeputato Giuseppe Mazzini pronuncia il suo primo discorso all'Assemblea Costituente della Repubblica Romana. Noi vogliamo fondare la Repubblica
E per Repubblica non intendiamo una mera forma di governo, un nome, un'opera di reazione di partito a partito, da partito che vince a partito vinto. Noi intendiamo un principio, un grado di educazione conquistato dal popolo, un programma di educazione da svolgersi, un'istituzione politica atta a produrre un miglioramento morale. Noi intendiamo per Repubblica il sistema che deve sviluppare la libertà, l'uguaglianza, l'associazione. Tradurre queste parole in un concreto programma politico a Roma nel 1849 è un'impresa disperata. Nell'Italia settentrionale, dopo un breve armistizio, Carlo Alberto è sceso nuovamente in campo contro l'Austria, ma è stato sconfitto a Novara. In Toscana cade il governo provvisorio di Guerrazzi e con l'aiuto delle baionette austriache anche il Granduca ritorna al suo posto. Venezia resiste ancora, ma Venezia è lontana. La Repubblica Romana è completamente isolata e potenti nemici l'attaccano da ogni parte. Al nord, le truppe austriache entrate negli Stati Pontifici hanno occupato Ravenna. Sulle frontiere meridionali premono le truppe borboniche. Il governo francese, guidato da Luigi Napoleone, il futuro Napoleone III, cedendo all'opinione pubblica cattolica, decide di inviare una spedizione militare contro la Repubblica Romana. La grave situazione militare e politica induce l'Assemblea Costituente ad eleggere un triumvirato e votargli i pieni poteri. Il triumvirato è composto da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi, Carlo Armellini. Mazzini si mette febbrilmente al lavoro. Prima che il bel sogno svanisca, vuol mostrare all'Italia il volto della sua Repubblica Democratica. Il triumvirato emana un decreto dopo l'altro. Abolizione dell'appalto sul sale, calmiere sui commestibili, riforme di tutte le tasse imposte, riordinamento del debito pubblico, distribuzione di alloggi ai poveri, concessione ai contadini delle terre del demanio pontificio. Quest'ultima misura dovrebbe servire a conquistare alla Repubblica le simpatie dei contadini, creando una classe di piccoli proprietari sull'esempio della Rivoluzione francese. Ma i triumviri, anche perché condizionati dall'Assemblea che è composta di elementi moderati, sono troppo rispettosi della proprietà privata per osare l'esproprio delle grosse proprietà terriere, e ai contadini vanno solo le terre demaniali, poco fertili e insufficienti. L'esperimento fallisce. I contadini restano apertamente ostili ad una repubblica importata da un gruppo di giovani stranieri entusiasti. Il 25 aprile i francesi sbarcano a Civitavecchia e muovono verso Roma. L'8 maggio le truppe austriache investono Bologna. Il 30 aprile i francesi attaccano le mura romane nel tratto tra Porta Cortese, Porta San Pancrazio e Porta Cavalleggeri. Dopo una dura battaglia a Villa Corsini e a Villa Panfili vengono respinti. Nella difesa si è particolarmente distinta la legione italiana che Giuseppe Garibaldi ha guidato dal Gianicolo. Il 19 maggio, con un'azione audace ma intempestiva, Giuseppe Garibaldi attacca le forze borboniche a Velletri e le sconfigge. Ma affrontando i borbonici a Velletri, Garibaldi ha compiuto un atto di aperta insubordinazione al generale Rosselli, che il triumvirato ha nominato comandante in capo appena 5 giorni prima. Mazzini, in una lettera, rimprovera Garibaldi con parole molto dure. Garibaldi replica. Il solco fra i due uomini si allarga. I francesi riprendono i loro attacchi. Le difese della città assediata cominciano a cedere. Non ha esito una trattativa di armistizio tra Mazzini e l'ingegnere delle Seps, quello del canale di Suez, che si presenta come inviato del presidente della Repubblica Francese, Luigi Bonaparte. In quei giorni Mazzini scrive alla madre. Noi resistiamo e resisteremo finché potremo. Poi o vorranno seguirmi e trasporteremo la guerra altrove,
o non vorranno, e ciascuno penserà ai casi suoi. Non sono scontento perché faccio il mio dovere, ma sono nauseato di Genova, del Piemonte, dell'Italia. Mazzini sa che anche questa volta ha perduto, ma continua a incitare alla resistenza. Occorre dare un esempio all'Italia. Solo la Repubblica poteva infondere negli uomini tanto valore, scrive il monarchico Luciano Manara prima di cadere ucciso a Villa Spada. Il 29 giugno Garibaldi non riesce a contenere un assalto francese a Villa Spada. Il 30 giugno si riunisce l'Assemblea Costituente. Se cadrà anche Gianicolo, ci rimangono tre possibilità. Capitolare, difendere la città di barricata in barricata, uscire da Roma con l'esercito, con l'assemblea, con il governo e portare altrove il simbolo e la forza della Repubblica. Bisogna resistere, io dico che si deve combattere. Viva la Repubblica Romana! È una pazzia, i francesi distruggeranno la città. Mazzini è il solito esaltato, bisogna arrendersi. Ha ragione Mazzini, usciamo da Roma in forza e tutti a Venezia. C'è Garibaldi, lasciatelo passare. Fate parlare Garibaldi! Viene dalla battaglia! Garibaldi, fate parlare Garibaldi! Ho sentito quello che ha detto Mazzini. E in città la resistenza è inutile. Abbiamo perduto anche il Giannicolo. E dunque una sola possibilità. Lasciare Roma a tutti. E portare altrove, sull'Appennino. A Venezia, forse. La guerra per la libertà. Allora è fine. Io dico che è meglio arrendersi. Sì, sì, è vero. No, viva la Repubblica! Vedo Cernuschi che chiede la parola. Vieni avanti, Cernuschi. Sono sempre stato tra i più ardenti propugnatori della resistenza. Ma ora devo ammettere che i francesi non hanno più ostacoli. E Roma deve rassegnarsi all'occupazione. All'assemblea venne presentato un decreto che diceva: l'Assemblea Costituente Romana cessa da una difesa che ritiene impossibile e sta al suo posto. Il decreto venne approvato, ma Mazzini non aveva atteso quel voto. In seguito scrisse: «Io perdetti allora tutto il mio sangue freddo e fuggii dall'Assemblea». Il 2 luglio, con un gesto ormai solo simbolico, l'Assemblea approvò la nuova Costituzione della Repubblica Romana letta al popolo in Campidoglio. Mazzini non ne fu affatto commosso e il giorno seguente pronunziò un duro e bellissimo discorso. Voi avevate ancora forza nei generosi della milizia che combattevano mentre voi stendevate il decreto fatale nel popolo che voleva battaglia, nelle barricate cittadine. Né popolo né milizia vi domandavano di cedere. E tuttavia voi proclamaste impossibile la difesa. E tale la rendeste, pronunciando l'odiosa parola, dichiarando che l'assemblea restava al suo posto. Voi non avete diminuito la vostra colpa. Voi sapevate, per l'insegnamento di storia e di logica, che nessuna assemblea può durar libera un momento solo con le baionette nemiche alle porte, e che la Repubblica era caduta il giorno in cui un soldato francese poneva piede dentro le mura di Roma. Voi dovevate decretare invece l'impossibilità di contatto, se non di guerra, tra gli uomini chiamati a rappresentare la Repubblica e gli uomini venuti a distruggerla. Ricordatevi che Roma era non una città, ma l'Italia, il simbolo del pensiero italiano, è grande appunto perché, mentre tutti cadevano disperando, aveva detto: io non dispero, io sorgo. Ricordatevi che se le monarchie possono capitolare, le repubbliche muoiono combattendo. Assemblea rispose con un applauso alle parole di Giuseppe Mazzini
che suonavano come un accorato lamento funebre per la imminente caduta della Repubblica. Il 4 luglio 1849 l'Assemblea Costituente della Repubblica Romana era presieduta da Carlo Luciano Bonaparte, principe di Canino. Nel tardo pomeriggio la porta del salone venne aperta dall'esterno e una pattuglia francese si presentò all'assemblea. Il colonnello che comandava la pattuglia disse queste parole: in nome del governo francese vi ordino di dichiarare sciolta questa seduta e di tornare alle vostre case. All'ufficiale francese per incarico dell'assemblea rispose il segretario Quilico Filopanti. Signor colonnello, devo leggervi questa dichiarazione. In nome di Dio e del popolo degli Stati Romani, che liberamente, con suffragio universale, ha eletto i suoi rappresentanti, in conformità anche all'articolo 5 della Costituzione francese, l'Assemblea Costituente Romana protesta in faccia all'Italia, in faccia alla Francia, in faccia al mondo civile, contro la violenta invasione della sua sede operata dalle armi francesi alle ore 6 pomeridiane del giorno 4 di luglio 1849. L'esperienza della Repubblica Romana era durata poco meno di 5 mesi. L'intervento straniero era stato indubbiamente il maggior responsabile della sua fine. E tuttavia è innegabile che la Repubblica presentava anche gravi debolezze interne. Era infatti riuscita a raccogliere consensi e simpatie a Roma, ma in Romagna, nelle Marche, in Umbria, nel Lazio le era completamente mancato il favore popolare. È dunque vero che Giuseppe Mazzini eluse il problema di fondo della democrazia italiana, e cioè come legare in modo permanente le masse popolari alla rivoluzione? Partirono tutti, partì anche Garibaldi per andare a Venezia, che resisteva ancora. Non vi arrivò e per via gli morì Anita. Mazzini partì per ultimo, qualche giorno dopo. Non sapeva rassegnarsi alla nuova sconfitta. Non voleva lasciare la città dove aveva visto realizzarsi la sua Repubblica Democratica. Eccellenza, l'ambasciatore francese chiede di essere ricevuto. Fatelo entrare, subito. Eccellenza. Caro ambasciatore. Carissimo Cavour. Come state? Come sta l'imperatore e l'imperatrice? Benissimo entrambi, grazie. Li ho incontrati qualche giorno fa a Parigi, erano in partenza per le terme. L'imperatore mi incarica di salutarvi personalmente e di porgere i suoi omaggi a Sua Maestà il Re di Sardegna Vittorio Emanuele. Eccellenza, ho potuto accogliere con molto piacere il vostro desiderio. Ho l'onore di presentarvi l'asso della Polizia di Parigi. Ispettore, l'eco delle vostre gesta è giunto anche a Torino, l'asso della Polizia francese. Ho bisogno di voi. Ditemi, Eccellenza. Sappiamo che da qualche giorno è qui a Genova una canaglia, un pericoloso rivoluzionario. Lo abbiamo già condannato 2 volte a morte, ma non c'è mai riuscito di prenderlo. Il suo nome, Eccellenza? Giuseppe Mazzini. È noto anche alla polizia francese. Ha soggiornato a lungo a Parigi, è un pericoloso agitatore. Ispettore, voglio che lo troviate e che lo arrestiate. È ora di porre fine alla sua carriera. Anche di recente ha tentato di sollevare Genova contro il governo di Sua Maestà Vittorio Emanuele. Un suo amico, un esaltato come lui, un certo Pisacane, doveva sollevare il regno delle 2 Sicilie. Per fortuna abbiamo scoperto la congiura di Genova. E al Pisacane ha pensato l'esercito borbonico, l'ho letto sui giornali. Eh sì. Un sigaro?
Grazie, molto volentieri. Ve lo consiglio. I sigari del conte di Cavour sono i migliori che si fumino in Italia. Ispettore, trovatemi Mazzini e vi darò una ricompensa straordinaria. Lo troverò, eccellenza. Caro amico, quando lo avrete trovato, che cosa farete? Lo farò impiccare sulla piazza dell'Acquasola. Il colloquio si svolge nel 1857. Sono passati appena 8 anni dalla caduta della Repubblica Romana, ma la situazione italiana è profondamente mutata. Nel regno di Sardegna, a Carlo Alberto è succeduto Vittorio Emanuele, che come primo ministro può valersi dell'opera di un abile politico come il conte di Cavour. Cavour ha in comune con Mazzini lo scopo. Entrambi vogliono fare l'Italia. Ma Mazzini vuole fare l'Italia tutta assieme con una insurrezione popolare e la vuole repubblicana e democratica. Cavour invece vuole un'Italia moderata e monarchica, unita sotto lo scettro dei Savoia. Su questa direzione comincia a svolgere una sottile azione diplomatica. Gli serve un potente alleato con il quale riprendere un giorno la guerra all'Austria per strapparle il Lombardo-Veneto. Trova questo alleato in Napoleone III, che da presidente della Repubblica Francese è diventato imperatore dei francesi. In piani del genere non c'è posto per un pericoloso guastafeste come Mazzini e le sue insurrezioni, specie se queste minacciano il regno di Sardegna. Per Mazzini la politica del Cavour è più pericolosa dello stesso dominio austriaco. Pippo, è ora che tu vada. So che la polizia ti sta cercando dappertutto. Lo so, Emilio. Partirò presto. Ma prima devo aspettare che... Fate passare! Largo, in nome della legge! Chi è? Polizia! Il professor Pareto? Sono io. Professore, noi sappiamo con certezza che lei nasconde in questa casa Giuseppe Mazzini. Io non nascondo nessuno. E questo signore chi è? È Alessandro, il mio maggiordomo. Sono spiacente, ma dobbiamo perquisire la casa. Accomodate. Alessandro, accompagna i signori. Prego, signori, da questa parte. Provato niente? Niente. Niente. Grazie, Alessandro. Dov'eri, ispettore? Sembra incredibile, eppure il sangue freddo di Emilio Pareto permise a Mazzini di sfuggire anche all'asso della polizia francese. Quando lo seppe, Cavour commentò: è veramente strano che questo demonio giunga a sottrarsi alle ricerche di tutte le polizie d'Europa. A Parigi, il 14 gennaio 1858, Felice Orsini scaglia una bomba contro la carrozza di Napoleone III, il quale però esce illeso dall'attentato. Felice Orsini ha agito di sua iniziativa, ma nel gesto tutti vedono la mano di Mazzini. Mazzini, infatti, non ha mai nascosto il suo odio per l'uomo che ha schiacciato la Repubblica Romana, e si sa che mira a sabotare l'intesa franco-piemontese.
anche perché è noto che l'imperatore metterebbe volentieri sul trono dell'Italia meridionale un erede di Gioachino Murat, interrompendo forse per sempre il processo dell'unità italiana. L'episodio mette davvero in crisi l'accordo al quale Cavour lavora da anni. Tuttavia, Cavour riesce a rovesciare la situazione, aumenta le persecuzioni contro i mazziniani e convince l'imperatore ad affrettare la guerra all'Austria. Nel 1859 l'Austria, sconfitta dai franco-piemontesi, cede la Lombardia. Nel giro di pochi mesi una serie di insurrezioni seguite da plebisciti permettono al regno di Sardegna di mangiare un'altra grossa foglia del carciofo italiano, l'Italia centrale. In campo mazziniano le defezioni si moltiplicano. La borghesia italiana si convince che la strada di Cavour è quella giusta. Mazzini è di giorno in giorno più isolato. Nel 1859 Giuseppe Mazzini è a Firenze. L'Italia, a quanto sembra, si sta facendo senza di lui. Non importa, purché si faccia, e presto. Mazzini è nuovamente disposto anche a lasciar cadere la pregiudiziale repubblicana. Da Firenze scrive una lettera a Vittorio Emanuele, che è ancora solo re di Sardegna. Gli offre volontari armati per invadere l'Umbria e le Marche ancora occupate dai pontifici. La lettera viene consegnata al re da Angelo Brofferio, uno dei tanti ex mazziniani passati alla monarchia. Il re si mostrò divertito dall'offerta di Mazzini, ma la sua benevolenza era tutt'altro che disinteressata. Mazzini e i mazziniani gli servivano per fomentare nell'Italia centrale quei disordini che gli avrebbero permesso di occuparla militarmente con il pretesto di ristabilire l'ordine. Cavour in quei giorni era dimissionario, dopo l'interruzione della guerra con l'Austria per decisione unilaterale di Napoleone III. Ma tornò presto al potere e la pace tra la monarchia di Savoia e la Repubblica di Mazzini non fu fatta. ...1860... Garibaldi con i suoi 1000 sbarca in Sicilia, già in fermento per l'azione delle bande armate di Rosolino Pilo e Giovanni Corrao. Sconfigge ripetutamente i borbonici, conquista l'isola. Poi attraversa lo stretto di Messina, risale combattendo la penisola e arriva a Napoli. Ha vinto anche grazie alla benevola neutralità della flotta inglese e al tradimento della causa borbonica da parte della borghesia e dell'esercito meridionale. Ma soprattutto perché ha avuto l'entusiastico appoggio delle plebi meridionali, dai picciotti siciliani ai lazzaroni di Napoli, gente che vedeva in lui non solo il nemico dei Borboni e l'unificatore d'Italia, ma anche, e forse soprattutto, l'artefice di un profondo rinnovamento sociale. Che dopo la fuga del re si giocano le sorti dell'ex regno delle due Sicilie e in definitiva dell'Italia intera. E a Napoli c'è Garibaldi, carico di vittorie e del peso delle aspirazioni delle moltitudini meridionali. E ci sono gli inviati di Cavour e di Vittorio Emanuele che mirano ad un puro e semplice passaggio di proprietà dell'Italia meridionale dai Borboni ai Savoia. E a Napoli c'è Giuseppe Mazzini, pronto a ripetere l'esperimento democratico della Repubblica Romana, contando sul passato repubblicano di Garibaldi.
Ma Garibaldi ha da tempo sposato la causa dell'Italia unita sotto la dinastia dei Savoia e resta sordo agli appelli di Mazzini. Muove incontro a Vittorio Emanuele, che scende dall'Abruzzo e a Teano lo saluta re dell'Italia unita. Poi si imbarca per Caprera. Il re, dal canto suo, smobilita l'esercito garibaldino e reprime con la forza le rivolte dei contadini delusi nella loro aspettativa di rinnovamenti sociali. Anche Mazzini lascia Napoli. Partendo scriverà amaramente: grazie a Cavour e a Garibaldi, un'altra occasione perduta. Non avrò più gioia dall'Italia. Il paese, col suo disprezzo d'ogni ideale, mi ha ucciso l'anima. Nel 1861 viene proclamato il Regno d'Italia. Nelle grandi città, come in ogni minuscolo borgo degli Appennini, l'evento è celebrato dalle cerimonie ufficiali e da spontanee manifestazioni di giubilo popolare. Giuseppe Mazzini è a Londra. È l'unico grande assente alla nascita di una nazione unitaria per la quale ha sacrificato la vita. Mazzini è a Londra anche quando nel 1861 muore il suo più irriducibile avversario, il conte Cavour. È a Londra quando Garibaldi, un altro dei grandi del risorgimento che l'Italia ufficiale sta cercando di emarginare, tenta e ritenta invano di conquistare Roma. L'isolamento di Mazzini in esilio non potrebbe essere più completo. Ma il grande vecchio non si arrende. Deluso dall'Italia borghese, propone al popolo, agli operai, la sua Repubblica Democratica basata sul principio di associazione. Ottiene un notevole successo organizzativo e politico. Ma presa ben maggiore avranno sulle masse operaie le indicazioni della Prima Internazionale Socialista dominata da Carlo Marx, alla quale in un primo tempo lo stesso Mazzini aderì. Nel 1866 si verifica un colpo di scena. La città di Messina elegge deputato Giuseppe Mazzini. Sembra dunque che gli possa finalmente tornare in Italia a occupare nel Parlamento e nel Paese il posto che gli spetta. Ma sul capo di Mazzini pendono due condanne a morte. La più recente è stata emessa 9 anni prima da un tribunale di quel regno di Sardegna che già si avviava a diventare Regno d'Italia. Il condannato a morte Giuseppe Mazzini può dunque essere legalmente eletto? La questione scatena un violento dibattito alla Camera dei Deputati riunita nella nuova capitale del Regno, Firenze, a Palazzo Vecchio. Contro l'elezione di Mazzini parlò l'onorevole Boggio. Voterò per l'annullamento, perché Mazzini, come condannato a morte, è ineleggibile. Non lo potremmo ammettere in Parlamento senza violare il prestigio delle leggi e l'efficacia dello Statuto. La posizione dell'onorevole Boggio era in apparenza giuridica, in sostanza politica. La questione di fondo, che andava molto al di là del caso personale di Giuseppe Mazzini, fu ben compresa dall'onorevole Nicotera. La convalida dell'elezione di Giuseppe Mazzini non è un problema giuridico, ma è un problema storico. Si tratta in sostanza di stabilire se noi dobbiamo essere governati dalla politica di annessione o dalla politica dell'unità. Si tratta di vedere se il Piemonte, che ha condannato Mazzini, si è trasformato nell'Italia che può, che deve eleggere Mazzini, o se l'Italia è stata più semplicemente conquistata e annessa dal Piemonte. È dunque chiaro che chi voterà per annullare l'elezione di Mazzini voterà per la politica della conquista e dell'annessione. A favore dell'elezione di Mazzini aveva parlato appassionatamente anche l'antico tribuno fiorentino Domenico Guerrazzi e a conclusione del dibattito parlò Nino Bixio.
Io guardo alla vita di Mazzini nel suo complesso. Vi è in lui un'intera vita di apostolato, da cui tutti noi abbiamo imparato il dovere nostro. Se vi è stata l'insurrezione di Genova, vi è stata anche la Repubblica Romana. E io che sono stato suo allievo, suo amico, suo soldato, non posso essere assolutamente un giudice di tribunale e non respingerò mai un uomo che quando, disgraziatamente fra non molti anni, cesserà di vivere perché vecchio, sarà considerato il più grande spirito d'Europa. Ma la Camera dei Deputati non prestò ascolto alle parole di Bixio, di Guerrazzi e di Nicotera, perché ascoltandole si sarebbe finito col fare il processo al Risorgimento e alla Monarchia. L'elezione di Mazzini non venne convalidata. La città di Messina lo elesse nuovamente e ancora una volta il Parlamento invalidò l'elezione. Una terza consultazione elettorale ha lo stesso esito. Questa volta con la seduta del 18 dicembre 1866 il Parlamento convalida l'elezione. Ma Giuseppe Mazzini rifiuta il mandato con una lettera che il Presidente legge alla Camera. Signor Presidente, credo mio debito verso i miei elettori di Messina e verso la Camera che approvò l'elezione di significarvi perché facciate noto l'animo mio. Non accetto, comunque riconoscente, l'onore che mi è stato fatto. Non potrei senza contaminarmi di menzogna. E parmi primo ufficio di ognuno sia quello di educare, come si può, con l'esempio, al culto della pura coscienza e all'adorazione del vero. Repubblicano di fede, ho potuto tacerne quando importava che l'unità materiale d'Italia si fondasse ad ogni patto e sotto qualunque bandiera. Ma non potrei con tranquillità di coscienza giurare fedeltà alla monarchia, incapace, come io credo, di fondare l'unità morale della nazione. Credetemi, signor Presidente, con tutto il rispetto, Giuseppe Mazzini. Da allora Giuseppe Mazzini tornerà solo due volte in Italia. La prima nel 1870, per vari tentativi rivoluzionari e azioni di bande armate in Sicilia. La seconda per morirvi, a Pisa, in casa degli amici Rosselli, sempre con il falso nome di Brown. Il governo italiano si trova così in casa un morto molto scomodo e nelle prime ore non sa che pesci prendere. Quanto alla Camera dei Deputati, la morte di Giuseppe Mazzini non viene neppure commemorata. Finalmente il governo decide per l'astensione da ogni manifestazione di lutto per la morte di Mazzini. Ma poi, quando vede che migliaia di persone seguono il feretro sino al cimitero di Staglieno a Genova, partecipa ufficialmente. Mazzini è sepolto accanto alla madre. Su questa tomba si attenuò il grande dissidio che aveva travagliato le generazioni del Risorgimento. Di lì a poco il re poteva personalmente scoprire a Roma una statua dell'Apostolo dell'Unità. Carlo Pisacani aveva detto una volta che la maggioranza degli italiani non era composta né di monarchici né di rigidi repubblicani, ma era pronta a seguire quelle insegne che per prime si fossero mosse arditamente contro lo straniero. Tutti ora riconobbero che Mazzini era stato il primo a infondere entusiasmo agli uomini di azione come Garibaldi e lo stesso Cavour. Mazzini aveva indicato la meta, aveva creduto nell'impossibile. Alla fine anche l'impossibile divenne realtà e l'Italia, 100 anni dopo, fu Repubblica.